buonasera a tutti e grazie di aver accolto questo invito un po' ambiguo forse. Cosa facciamo stasera? Stasera noi giovani, sono dietro, se non li vedete, sono tutti spaparanzati contro il muro. Cosa facciamo? Vi raccontiamo sì il nostro pellegrinaggio a Roma, lo racconteremo però in un modo un po' particolare. Perché? Partecipando anche un po' ai consigli di oratorio, ai consigli pastorali, molto spesso usciva questa cosa. Belli i video delle vacanze, è bello anche vedere, soprattutto per chi è andato in vacanza, è bello rivedere, è bello ricordare, però manca sempre quel qualcosa, manca sempre quel racconto, mancano sempre quelle parole. E soprattutto per noi che abbiamo camminato tanto, era difficile raccontare cosa abbiamo fatto, noi abbiamo camminato. E quindi ve lo raccontiamo in un modo un po' particolare, per dare quel qualcosa in più anche al video. Però dobbiamo iniziare facendo un passo indietro. Vi abbiamo parlato anche di Sinodo, perché? Cos'è stato per noi fare il pellegrinaggio a Roma? È stata una delle piccole tappe, soprattutto delle piccole tappe italiane del Sinodo dei Giovani, a cui il Papa ci ha invitato. Che cos'è il Sinodo? Prima domanda, chi di voi prima di prendere in mano il nostro volantino di questa serata era a conoscenza del Sinodo dei Giovani? Sulle mani. Che roba, ah, meno male, sono contenti, siamo contenti. È bene così, ok, siamo tutti sciolti. Seconda domanda, questa è un po' più difficile. Chissà il sinodo che precede il sinodo dei giovani. Luigi, dimmi, qual era il sinodo prima, appunto, il precedente a questo? Ok, perfetto. In due puntate mi suggerisce il dono. Ok. Terza domanda, ancora più difficile. Questa è interessante. Chi ha mai letto i documenti sinodali? Dimmi. Perché poi il Papa manda fuori. Però insomma c'è stato un sinodo, insomma almeno mi viene un po' l'idea di dire vabbè, vado a vedere chi li ha mai letti, quindi ok, perfetto. No, questa domanda dopo vi spiegherò perché. In breve, sarò brevissima. Che cos'è il sinodo? Sinodo da sinodos, camminare insieme. La Chiesa cosa ha fatto? Ha voluto interpellare, interrogare i giovani sui loro desideri, sui loro sogni, sui loro bisogni, e si è voluto interrogare su come, sulle modalità con cui dar loro questa buona notizia, quindi parlare con loro del Vangelo e di tante altre cose. Ed è stata un'interrogazione reciproca, perché anche i giovani, è un sinodo dei giovani ma sui giovani anche, tutte e due le cose. E chi ha partecipato, diciamo, qual è la fascia d'età di questo sinodo? Dai 16 ai 29 anni, quindi potete capire che è una fascia molto grande di giovani. Dovete capire che il sinodo non è italiano, ma è un sinodo mondiale, quindi hanno tenuto conto anche di questa cosa. Un sedicenne italiano non è un sedicenne africano, non è un sedicenne americano e quant'altro. Quindi la prima difficoltà che ha avuto anche questo sinodo è stata proprio questa, la grande fascia d'età su cui interrogarsi. Quali sono stati i temi principali? Il primo tema di questo documento preparatorio, diciamo, prima di iniziare tutti i lavori di discussione, questo documento preparatorio aveva tre temi principali che hanno scelto, insomma, i vescovi. Il primo è quello dei giovani nel mondo di oggi. Il secondo, la fede, il discernimento e la vocazione. E il terzo, l'azione pastorale. Mi soffermo solo sul primo, perché voglio riprendere alcune parole che già a settembre, nella messa iniziale dell'oratorio, Don Marco, se non sbaglio, aveva letto durante la predica. Che è un po' una provocazione, ma c'era che non c'era. Ve lo leggo. Una delle caratteristiche di questa epoca cambiata è che si è inventata la condizione giovanile come condizione a sé, come se fosse una specie umana separata,
C'è la specie degli adulti e c'è quella dei giovani. C'è un mondo giovanile, ci sono dei bisogni giovanili, dei desideri giovanili, questo è pur vero, ma dobbiamo renderci conto che non solo si è osservato un aspetto dell'umano, ma si è posto l'accento sulla diversità e in un certo modo sulla sua separazione dal mondo degli adulti, dai bisogni degli adulti, dai loro sogni e desideri. Questi due mondi sono stati costruiti, si direbbe, per non incontrarsi, perché sono stati resi paralleli, autosufficienti, con bisogni, desideri, interessi che sono totalmente specifici, cioè riguardano o gli uni o gli altri e hanno tutt'altra logica. Sono due mondi e non ce n'è più uno solo. Come si incontrano, o meglio, sono costretti ad incontrarsi questi due mondi? Innanzitutto va ricordato che questa è una divisione che non ha più di un secolo. È una divisione inventata dall'economia e poi ripresa dalla sociologia. L'idea dell'emancipazione della persona corrisponde all'idea di avere un mercato raddoppiato, perché se tu hai un mercato non per tutti in generale, ma uno per gli adulti e uno per i giovani, è chiaro che il guadagno è doppio. Ecco inquadrato in termini di epoca il primo tema che la Chiesa dovrà affrontare: la separazione di questi due mondi, che è andata molto lontano, accumulando frustrazione da parte di entrambi. Qual è il modo giusto per ristabilire un rapporto tra questi due mondi? Metterli sul loro asse e fare in modo che la condizione giovanile venga realmente percepita come un'iniziazione alla vera condizione umana, che conta, che è quella che fa la storia, che è quella dell'adulto che è in grado di agire perché se ne assume la responsabilità e non pensa soltanto a godersi la vita perché non è più un ragazzo, ma è diventato un uomo. Questo perché vi ho detto questo? Semplicemente per inquadrare il primo tema della Chiesa. Ha scelto giovani nel mondo di oggi, quindi si è interrogata su che giovani ci sono oggi e su queste diversità di mondi che si sono creati. Dopo questo documento preparatorio, cosa è successo? 300 giovani di tutto il mondo si sono trovati a Roma, hanno posto le loro domande al Papa, i loro desideri, i loro sogni, e si è creato un nuovo documento di lavoro in cui hanno appunto lavorato i vescovi nel sinodo. Proprio ieri pomeriggio è uscito il documento del sinodo. Stavo guardando, stavo un po' curiosando, 60 pagine con 12 capitoli in cui sì, è vero che questi tre sono i temi principali, in realtà c'è dentro di tutto, tantissime cose, perché ovviamente per parlare dei giovani si prende dentro tutto. Ultima cosa, cosa facciamo adesso? Il Papa appunto ci ha invitato ad andare a Roma, ci ha invitato a percorrere delle strade, anche delle strade percorse da santi, per portare la nostra fede, i nostri desideri, le nostre domande fino a Roma. Ci ha fatto anche un regalo perché, se qualcuno sa, la GMG, la Giornata Mondiale Giovani di quest'anno, è a Panama ed è a gennaio, quindi un po' difficile. Il Papa ci ha fatto questo grande regalo, quindi ha detto venite a Roma, abbiamo potuto fare la veglia con lui l'11 agosto, l'Angelus il 12 agosto, con la Notte Bianca. Cosa facciamo adesso? Noi racconteremo questi giorni di cammino, lo faremo sia con i video ma anche con i nostri racconti personali. Saranno delle pagine di diario, ovviamente non pagine di diario scritte direttamente nei giorni abbiamo partecipato, ma sono rielaborazioni. Quindi se parleranno di un momento preciso, parleranno anche di tutto quello che è stato il cammino in sé. Io ho finito, sono stata già lunga. Buon ascolto. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and play me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown when I come through.
spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out backward, babe. And let me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Allora, partiamo dal principio. Quando Don Marco ha fatto la proposta per noi giovani e 18-19 anni della comunità pastorale San Maurizio di andare da Orvieto a Roma Pini. Inizialmente la mia risposta è stata negativa, in quanto conoscevo i miei limiti e non pensavo di farcela fare un cammino duro e durante l'estate con il caldo. Poi, dopo essermi consultato con diversi amici che mi spingevano a fare il percorso, ho dato parere positivo a Don Marco e così la mia avventura verso Roma è cominciata a fine maggio, quando sono andato in segreteria parrocchiale ad iscrivermi. Da lì sono passate diverse giornate, dove andavo ad allenarmi in montagna o anche al lago per poter iniziare a prendere la mano con le distanze che poi andavamo a coprire nei vari giorni di cammino. Devo dire che poi, quando mi sono trovato a camminare nel viaggio che ci ha portato a Roma, ho avuto la fortuna di conoscere nuove persone di vari paesi della diocesi di Milano, con cui avevamo in comune lo stesso hobby e anche alcune passioni. Ma durante il viaggio devo anche e soprattutto ringraziare i miei angeli custodi, passatemi il termine, che sono Matteo Riganti, Nicolò, Giorgio e Luca G, che durante tutto il percorso mi hanno aiutato e supportato durante il cammino, chi con un consiglio, chi parlando con me così non mi faceva rendere conto della stanchezza e così potevo proseguire il cammino con fatica e stanchezza, ma riuscivo a farlo. La cosa che mi è rimasta più impressa del cammino a Roma è stata la sera dell'incontro con il Papa al Circo Massimo, dove ad un certo punto tutti abbiamo preso la lampadina frontale e abbiamo illuminato la piazza. La cosa più bella della serata è che tutto è nato in maniera spontanea, senza che nessuno microfono ordinasse di fare questa cosa. La spontaneità della cosa mi ha fatto commuovere e ho detto, cavolo, ma allora non sono da solo. Vedo che tanti giovani come me hanno lo stesso mio ideale, ovvero la fede, che avevo perso un po' per strada a causa di alcuni conflitti che ho vissuto, ma dopo questo viaggio l'ho ritrovata e rafforzata sempre di più. Ma il momento ancora più toccante del cammino è stato in piazza San Pietro a Roma, quando, grazie a Don Marco che ci ha fatto mettere in quel punto, abbiamo visto passare il Papa, prima dell'Angelus a 5 centimetri, 10 al massimo, davanti ai miei occhi, ai nostri occhi. Un'emozione indescrivibile da spiegare a parole, perché va vissuta. Proposta giovani. Cammino verso Roma sulle tracce di Papa Francesco. Che bello, non vedo l'ora di andarci. Molti mi dicevano di non andarci, ci sarà tanto da camminare, la via Francigena è molto lunga e sconnessa, il peso dello zaino poi, non ti conviene andare, potresti cadere, farti male, lascia perdere. Può essere una bella esperienza, ma ce ne saranno molte altre e questa non fa per te. Cosa fare? Io ci voglio andare. Ho le mie racchette da trekking, gli amici che mi sostengono, ce la posso fare. Alla presentazione del programma, Don Marco ci dice quanti chilometri al giorno dovremmo fare. Sono tanti, 15, 17, 20. Sono un po' spaventata. Ce la farò? Finalmente si parte. Che bello viaggiare in compagnia. Tra parole crociate e canti, il pulmino rotto, e un paio di risate, arriviamo ad Orvieto, dove comincia il bello del viaggio. Devo dire che la salita per arrivare al Duomo mi è sembrata la più faticosa. Del resto, dopo ore di viaggio, eravamo un po' stanchi. Finalmente inizia il cammino. Le racchette da trekking regolate, un caffè per caricarsi e si cammina. Lungo i sentieri percorsi, lunghi e faticosi, ho verificato quanto sia difficile stare al passo. Ma c'erano gli altri, gli amici, nuove persone che condividevano con me la fatica e la loro storia. A volte c'era anche un sorriso. Condividere mi ha alleggerito il peso dello zaino.
animato le salite infinite. Che bello fermarsi a guardare il paesaggio, magnifico, e riprendere a camminare con nuovi compagni. Ad ogni tappa, sempre più vicini a Roma, a Roma e al Papa, le fiacche ai piedi fiorivano e la voglia di incontrarlo aumentava sempre più. E cresceva in noi giovani passo dopo passo. Abbiamo affrontato dure prove: dormire per terra, fare la doccia gelida e all'aperto, però abbiamo fatto tutto questo insieme e nella condivisione. Giunti a Roma, accampati al Cerchio Massimo, il Papa ci ha aiutato a capire come è importante seguire i sogni senza avere paura di non farcela, senza abbatterti alla prima difficoltà, ma di affidarci all'aiuto, all'amore che viene dagli altri. Il mondo si accende dell'amore che fa vivere i sognatori. E così il Cerchio Massimo si è acceso di luci che ognuno di noi ha portato nel cammino. Dopo aver passato la notte per le strade di Roma, alle 10, messa e Angelus del Papa, eravamo stanchi morti, ma felici. Dopo una breve sosta dalle suore, siamo andati a mangiare un ricco pranzo. Fuori Roma, e verso le 2, siamo ripartiti per Cassano. Stati, stanchi. Come se tra noi fosse un destino venuto al dunque, un patto antico svelato adesso, un paradiso già concesso. Le nostre vite così diverse, ma irregolari sì, a volte perse, ci hanno dato un segno al punto giusto, un sogno intenso che ha falso tutto. Noi siamo col cuore aperto e ci basta questo, senza bisogno di altro. Anche da lontano noi ci teniamo la mano, noi ogni notte diciamo grazie per tutta la luce. È tutto chiaro quando lo vedi, anche se è strano e un po' non credi, che possa fare al caso tuo un nuovo amore amplificato. Da vite strane, cose diverse, ma irregolari sì, a volte perse, ci siamo fidati senza difese, ci siamo amati senza pretese. Noi siamo col cuore aperto e ci basta questo, senza bisogno di altro. Anche da lontano noi ci teniamo la mano, noi ogni notte diciamo grazie per tutta la luce, diciamo grazie per tutta la luce. Questo bacio mio è per te, e così sarà per me ogni gesto dato. È l'ora dell'adorazione. Entro in chiesa e mi siedo su una panca. Sarà stata la quinta o la sesta. Non troppo avanti, neanche troppo indietro. Nella navata principale ci sono dei lumini accesi, che sarebbero caduti a terra con un inciampo di Ross poco dopo. Seduti dopo un giorno di cammino, il primo giorno di cammino, da Orvieto fino a Bolsena. Sto nel mio silenzio, un momento anche solo per dirmi, sì, sono partita.
Ripenso al mio arrivo ad Orvieto, al mio inizio, alla compieta della meditazione della sera prima, fatta un'ora tarda, troppo tarda. Rileggo le parole che ho sottolineato sul mio libretto. Gesù in persona si accostò e incominciò a camminare con loro. E le parole scritte a fianco, in penna, che mi invitavano a iniziare a camminare senza avere paura di raccontare e di farsi raccontare. E allora iniziano a risuonare dentro tutte le cose successe durante la prima giornata di cammino. E penso che per me non è stato un cammino con una meta. Io non ho iniziato a camminare perché volevo arrivare a Roma. Io ho scelto il cammino. Sennò ci potevo benissimo andare con il pulmino. Non ho camminato con lo sguardo verso l'orizzonte. Non è stato un viaggio a senso unico in cui puntavo a camminare sempre dritto. Io ho continuato a fare degli avanti e indietro continui nel mio camminare. Ho continuato per tutto il tragitto a guardarmi alle spalle, a ricerca di volti, e a guardare in avanti per vedere chi potevo raggiungere, alle prime file, per aspettare un amico, un compagno, una persona che non avevo ancora conosciuto, delle persone che avevano intrapreso un discorso di quelli seri, degli sconosciuti che avevano intonato un canto, avanti e indietro, per raggiungere qualcuno, per scambiare due parole, fare fatica insieme, porre delle domande o semplicemente per ascoltare. Dopotutto cosa abbiamo fatto? Non abbiamo grandi cose da raccontare. Questo, noi abbiamo camminato, parlato e ascoltato nella fatica. La fatica. E allora durante quella durazione ho iniziato a pensare alla fatica fatta. I ragazzi quando andiamo in montagna mi chiedono spesso perché dobbiamo fare fatica, e me lo sono chiesto anch'io. Bisognava per forza fare tutta quella fatica, era necessario fare tutta quella fatica quel giorno? Io penso di sì, perché ho accettato un invito e la fatica è stata un ospite d'onore la cui assenza non ci avrebbe attivato ogni giorno a dare da bere a qualcuno, a fermarsi per prendere fiato, a stare al passo e al tempo di tutti. Finita la adorazione usciamo dalla chiesa. Ognuno poteva fare con pietà piccoli gruppi, alcuni di noi hanno scelto di andare verso il lago, sulla spiaggetta, tra i rumori di una festa di qualche locale lì vicino. Avevo sonno, parecchio sonno, ma avevo quella sensazione di non voler addormentarmi, per assaporare ancora di quelle ore. Poi la sveglia, la lunga fila della colazione, zaino in spalla, collana al collo, quella collana che quasi nessuno ha messo se non i più esaltati con il kit del pellegrino, fascetta rossa contro il sole, cappello del pellegrino attaccato alle chiusure dello zaino e si parte. Per la strada avevo in testa l'inno del cammino, penso di aver assillato più di una persona cantandolo. Sono di fianco ad un amico incontrato nella GMG di Cracovia, e poi ritrovato sul cammino di Orvieto. Fatichiamo, sento i fiatoni delle persone che mi sorpassano, fino a quando non raggiungiamo una strada, con a destra e a sinistra vigneti con uva rossa. Ed è mangiando uva rossa, rubata, che iniziamo a condividere la preghiera e l'adorazione della sera prima. Quelle parole del Vangelo, non ci ardeva forse il cuore. E le domande che ci erano state consegnate, cosa brucia nel cuore? Io, chi sto incontrando? Ed è così che iniziamo a parlare delle nostre fatiche, della fatica fatta davanti a quel pane, quelle fatiche che forse tanti altri stavano condividendo o hanno semplicemente pensato. La fatica. Questo risponderà ai ragazzi. Fai fatica, allena il tuo cuore, allena a far fatica e a camminare. Chi oggi aiuta noi giovani a far fatica? Chi ci invita e ci permette di fare fatica? Chi sa accogliere le nostre fatiche? Non dimentico quelle parole dell'inno del cammino. Non ho paura, dirigi tu i miei passi. Non sono solo, tu vegli su di me. La tua parola è il faro dei miei occhi, tutto intorno a me è luce, tutto intorno a me, per tutte le cose successe in questo cammino, attraverso la fatica, attraverso l'incontro con gli altri giovani che hanno camminato insieme a noi, è stato luce. Oggi inizia il cammino, non so bene cosa mi aspetta, non ho mai fatto un pellegrinaggio. Sono partita un po' dubbiosa, non troppo convinta di aver accettato questa proposta. Un po' perché molti dei miei amici quest'estate hanno scelto vacanze molto diverse, che nulla hanno a che vedere con un pellegrinaggio e che magari all'apparenza potrebbero sembrare anche più divertenti, soprattutto dopo le fatiche dell'esame di maturità. Un po' per la fatica di trovare un senso alle lunghe ore di cammino sotto il sole. Lo zaino in spalla contiene solo quel poco necessario per la giornata, ma è pieno di domande. Domande banali come avrò portato tutto quello che mi serve e domande più importanti e profonde, quelle le cui risposte segnano ogni giorno il nostro cammino di fede, anche aprendo nuovi interrogativi. Però è proprio in quelle domande, in quella riflessione, in quei minuti di silenzio e nelle ore di confronto con gli altri pellegrini che inizio a comprendere passo dopo passo ciò che ha spinto me e altre migliaia di giovani a scegliere di mettersi in cammino, trovandone appunto il senso nella meta, ma soprattutto nel viaggio, riscoprendo la bellezza del primo vita. Spent 24
hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. Siamo arrivati a Montefiascone, comune di 13.000 e banane abitanti. E brava Sofia, indica allora le mete turistiche sono. Vai, sta cercando la voglia di vivere. La cupola di 27 metri di diametro della basilica di Santa Margherita, vero? Sì. Poi c'è la chiesa di San Flaviano, dove sono riposte le spoglie di un certo tizio che nel 1111 si chiamava Flaviano. È venuto qui e basta, si è imbriagato. Troppe informazioni per un solo video. Hai ragione. Fine. We spent the weekend getting even, oh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe. And let me close. Questa mattina è stata diversa dalle altre di quest'estate. Non è stata una sveglia sul cellulare o la luce di una lampada a farmi alzare, ma il chiarore dei primi raggi di sole dell'alba. Sono le 6 e mi trovo sulla terrazza dell'Istituto delle Suore del Santissimo Sacramento di Bolsena. Tempo di una buona colazione delle lodi ed è già ora di tornare a camminare. La meta Montefiascone. Ore di cammino previste 5, ore di cammino effettive 7. È stata in assoluto la camminata più stancante di questo pellegrinaggio. La città sembrava irraggiungibile, eppure, dopo tante fatiche, dopo tanti grassi bruciati, dopo parecchie bottiglie d'acqua finite e qualche fiacca in più, ce l'abbiamo fatta. Durante il cammino più volte ho pensato che non sarei riuscita ad arrivare alla meta, che la salita era eccessivamente dura e che un pulmino non avrebbe fatto nemmeno troppo male. Sinceramente non credo che ce l'avrei fatta da sola. Fortunatamente non lo ero. A rendere il tutto meno faticoso infatti è stata la compagnia degli altri pellegrini. Ridendo e scherzando, parlando di mille tematiche diverse, imparando a conoscerci, abbiamo affrontato insieme la fatica del pellegrinaggio, che alla fine non si è rivelato così impossibile come credevo. Ed ecco che dopo chilometri e chilometri di salita siamo giunti all'apparente inarrivabile Istituto delle Suore del Divino Amore. Finalmente ci si poteva riposare. Dopo una breve, ma nemmeno troppo, pennichella, ci siamo diretti alla chiesa di Santa Margherita per la messa e la giornata è terminata con una cena all'aperto tra il verde dell'istituto e con una nottata spesa a contemplare il cielo stellato. È in questo momento che ho realizzato l'effettivo significato del viaggio che avevo intrapreso. Stare sdraiati a cercare le stelle cadenti, a ridere per un niente, mi ha fatto capire quanto serva poco per sentirsi felice, che alla fine nella semplicità si può ritrovare la bellezza di vivere e nel cammino incontrare se stessi. Io sono diverso per la statistica e non faccio testo nella casistica, ma conta più del resto la mia dignità. Giorno 4. Sorpresa! Una parola riecheggia nella mia testa e sembra non volersene proprio andare. Più o meno a partire dalla pausa pranzo di oggi. Neanche il tempo di addentare il panino che il mio stomaco stava tanto sognando. Sorpresa! O forse dovrei considerarla più un tuono. O una strombazzata del pullman che passa mentre tu stai felicemente camminando sul marciapiede
e in 2 secondi ti sembra di essere passato in un frullatore, un tantino un po' stornato. Qualcuno ha amabilmente pensato di prendere le nostre valigie, i nostri vestiti dai pulmini e destinarli ad altro uso, evidentemente. Ma che care persone. Ma quello che non riesco a togliermi dalla testa è lo scenario che si è aperto subito dopo. Chi ride, chi piange ridendo, chi beve il succo, chi inizia a fare la lista di quello che ha perso, chi si butta diretto sul palino. Sembra quasi di essere in un teatro tragicomico. C'è però qualcosa che inizia a tornare per tutti. Nuove soluzioni, nuovi pensieri e prevestiti. E beh, pensarci bene, effettivamente la sorpresa, questa soprattutto, un po' rompe, un po' in tutti i sensi. Rompe un silenzio, rompe una routine, rompe qualcosa che ti aspettavi più o meno esattamente secondo il tuo immaginario. In questo caso arriva anche a rompere nel senso più pratico e concreto possibile, quello che ha un valore. E a quel punto costringe a fermarsi. In pochi secondi a mettere insieme soluzioni nuove al problema, a mettere in dubbio, a rivalutare le cose, a volte anche rafforzarle. E subito dopo farci muovere in direzioni inaspettate e a camminare in maniera diversa, anche con le persone di sempre o anche con persone nuove. È con loro che ho condiviso tutte le sorprese, quelle belle e anche quelle meno belle di questo cammino, che tra fatiche, aperitivi e acquisti folli al banchetto di abbigliamento all'angolo della strada si è dimostrato inaspettato, davvero inaspettato. È con loro che mi sono lasciato sorprendere, a condividere dubbi di una fede che mi circonda da quando sono piccola, ma che a volte è difficile da digerire, è difficile da misurare con i cambiamenti della vita e con la crescita, è difficile da mettere insieme alla quotidianità. Una fede che spesso mi trova ad associare più all'umano, più alla Chiesa che al Vangelo, più al rito che alla sostanza. Una fede che forse a volte ha paura di farsi sorprendere. Chissà, mi chiedo, chissà quando è stata l'ultima volta che ci siamo lasciati sorprendere? L'ultima volta che abbiamo lasciato un dubbio inaspettato, col rischio che ci mettesse in crisi. E in fondo, spero da un lato che la sorpresa ci sia anche stasera a questo punto, alla veglia. In ogni caso, comunque vada, ho deciso di custodire questa sorpresa. Nello zaino del tesori, quello zaino che nessuno mi può portare via, questo è quello che voglio portarmi. È tutto da custodire, perché qualcuno metterà sempre qualcosa per cui vale la pena fermarsi e, se serve, cambiare la meta, altrimenti si ridà del valore. Di un nuovo destino, di un nuovo cammino. Accolgo più dubbi di un tempo, punto in alto e li sfido. Nel caso le prendo, ma almeno vivo. Cammino più svelto e voglio qualcosa che non vedo. Ma Dio come lo sento? Ho tutto un mondo di speranze e di sogni. Sono illusioni. Un'onda perfetta dove tutto combacia anche quando non sembra, dove ogni mattino. Thank you.
È qualcosa che sento in modo prepotente, come se tutta Roma dovesse accorgersi che siamo qui. Siamo qui, è come ad una festa. Si vede dai volti sorridenti di persone provenienti da tutta Italia, che dopo giorni di cammino, proprio ora sono qui. Sono ragazzi, come me, come noi, e anche loro sono qui. Mi dà una carica pazzesca camminare per le strade e vedere decine e decine di cappellini bianchi e blu, zaini giganti, sentire mille cori diversi. È un'emozione difficile da descrivere, bisogna viverla. È la stessa che ho provato a Cracovia e in tutte le altre occasioni in cui mi sono sentita parte di una chiesa più grande. È la stessa che ogni volta mi percorre come un brivido e mi fa commuovere. È straordinario come i volti di centinaia di sconosciuti riescano a non farmi sentire sola, perché so che siamo tutti in cammino verso la stessa meta. Qualcuno a Cracovia diceva che le GMG sono il caricabatterie della fede. Per me è così. Sono esperienze che in un modo o nell'altro lasciano sempre il segno. E ne vale la pena, nonostante la fatica del cammino, le ore di coda sotto il sole cocente, le file per la doccia, nonostante preparare una valigia per una settimana al mare sia molto più facile che condensare tutto in uno zaino. Eppure siamo qui. È un circo massimo pieno di sole, pieno di gioia, pieno di tanta bellezza quello che ci accoglie. E questo conta molto più del caldo opprimente. Noi siamo col cuore aperto e ci basta questo, senza bisogno di altro. Anche da lontano noi ci teniamo la mano. Noi ogni notte diciamo grazie per tutta la luce. Saranno i desan, sarà l'entusiasmo e la voglia di vita piena che tutti abbiamo. Saranno tante cose. Ma in questo momento sento che nonostante tutto va bene così, che è qui che devo essere. E sarà anche una cosa da sfigati, qualcosa decisamente controcorrente. Ma vedere arrivare lui, il Papa, l'ospite speciale della serata, è sempre emozionante. È come andare a trovare un nonno. Sale sul palco, comincia a parlare, cala il silenzio. A Cracovia ci aveva salutati dicendo «Dio benedica i vostri sogni». Una frase che ho riproposto anche in un campeggio delle medie, perché mi ha accompagnata durante 2 anni in cui di sogni ne ho accumulati tanti. Anche qui i nostri sogni sono i grandi protagonisti. Me li sono portata sulle spalle per tutti i giorni di cammino, pensando e ripensando quanto valesse la pena lottare per alcuni di essi, con chi avesse valore condividerli. Avrei imparato dopo che per camminare è importante avere uno zaino essenziale, libero di tutto ciò che non serve, ma anche dei pensieri superflui che servono solo ad appesantire l'anima. E solo tornando a casa avrei capito che le relazioni autentiche sono quelle strette con le persone che sanno camminare con te, in pianura e in salita, scambiando chiacchiere o stando in silenzio, puntando dritti verso la meta o fermandosi ad aspettare. E mi riconosco nella domanda di chi si chiede perché il nostro futuro si debba basare solo sulle prospettive future di occupazione e mai su quello che davvero sogniamo. Che valore do alla mia vita se scelgo sempre la strada più facile e non rischio mai? Che vita sarà la mia se rinuncio in partenza a costruire il mio sogno? Essere in cammino, per me, è una condizione esistenziale. Magari non lo realizzerò mai, ma preferisco almeno tentare, piuttosto che vivere una vita di rimpianti. E mi consola sentire Papa Francesco dire di non accontentarmi delle mezze misure, soprattutto nell'amore. Siate pellegrini sulla strada dei vostri sogni. Rischiate, perché siete voi a dare la vita ai vostri sogni, perché la vita si fa. Quando il Papa finisce di parlare, ormai è sera. Parte Jesus Christ, l'inno di tutte le GMG. È un attimo e tutto il circo si accende delle luci dei nostri telefoni. Mi sono commossa, ancora, e so che sono lacrime di gratitudine. Forse siamo solo una lucina in mezzo a tante, ma siamo qui. Yeah.
domenica 12/8/2018. Il nostro pellegrinaggio è ormai concluso e siamo in viaggio per tornare a Cassano. L'autostrada e il paesaggio circostante sono gli stessi dell'andata, eppure non dicono le stesse cose. Qualcosa è cambiato in questi 6 giorni di cammino, anche certe sensazioni non sono più come prima. E questo non lo posso nascondere. Anzi, forse è proprio questo paesaggio che pare mutato a obbligarmi a pensarci e a ripescare i momenti di questa esperienza. Ed è così che, come fossero veri, riemergono i luoghi, i volti, le voci e i silenzi, le preghiere e i cammini. I cammini, caspita che fatica, se penso ad alcuni tratti, e come invece ne sono volati altri. Ripenso ancora alle persone incontrate, e stavolta non vedo solo i volti, ma riascolto le loro vite, quelle vite che spesso erano protagoniste del nostro procedere, le stesse che erano spartite tra gli studi, il presente, i progetti, gli affetti, la fatica, il dolore, la gioia, la fede. Realtà diverse che si incontravano e che percorrevano la medesima strada nella loro sorprendente varietà, vite di persone, prima ancora che semplici compagni di viaggio. E strada facendo chiedevi, perché hai deciso di venire in pellegrinaggio? Per il Papa, dicevano alcuni. Per condividere questo momento con i miei amici, ti rispondevano altri. Per pensare, o per Gesù, diceva qualcuno. Anche a me è toccato rispondere e ammetto che non riuscivo a darmi una ragione, un motivo valido, come se ci fosse una risposta giusta poi. Dicevo, ci sono e basta, un'altra esperienza del pacchetto formativo, rispondevo ironicamente. E intanto cresceva in me il desiderio di capire cosa ci facessi io lì, in cammino. Poi un giorno, mentre camminavamo, ero pensieroso e ho fatto memoria del Vangelo che in quei giorni ci ha accompagnato, i discepoli di Emmaus, e riflettevo. Gesù era il compagno di viaggio di quei due uomini, ed io finora ho creduto che Gesù mi stesse aspettando a Roma, e lo vedevo così statico, al traguardo, e non era così. Gesù era accanto a me e ai miei compagni di viaggio, e a tutti quelli che camminavano. Non era solo la meta, ma era anche proprio lì, vicino a me. Gesù era meta e compagno. Allora ho saputo rispondere a chi mi chiedeva il senso del mio andare. E forse ora capisco anche perché questi campi, questi colli e questo cielo infuocato dal tramonto non sono gli stessi di prima. Forse a guardarli c'è anche lui con me. Sono rimasto impressionato da tanta gentilezza. Non mi è mai capitato di vederle ed essere partecipe di un gruppo di ragazzi miei coetanei, anno più anno meno, che si rispettano l'un l'altro, attenti alle esigenze altrui prima che alle proprie. Abituati a tanta arroganza e considerazione di sé, mi sono stupito con quale naturalezza tutti i partecipanti, nessuno escluso, fossero pronti a lasciare il posto per fare la doccia, per mangiare, a fare a turni per caricare il telefono, addirittura offrirsi di dare un paio di mutande e una maglietta a chi era stato privato dello zaino. Cose dell'altro mondo. Nessuna voce fuori dal coro, ed eravamo davvero tanti. E questo è ciò che più conta. Quando l'insieme è incanalato verso il bene da mani delicate e sapienti, è difficile andare fuori rotta e optare per l'egoismo. Se ora dicessi che mi hanno rubato tutto il contenuto della mia valigia, tranne una maglietta e un paio di calze, chi rinuncerebbe ad un suo indumento proprio per darlo a me? Dunque sono spinto a pensare da cosa venga tutta questa gentilezza d'animo. Cosa fa tirare fuori meglio di sé un ragazzo? Sicuramente il non sentirsi solo nel fare il bene. Ancor più l'esempio. L'esempio dato con scelte di vita coraggiose, con parole che trovano riscontro nei fatti, insegnando la gratuità, sapendo chiedere scusa, sapendo accontentarsi di quel che si ha. Non un perenne piagnisteo fino a riempire il tempo non speso a lavorare. Personalmente riesco a dare il meglio di me quando sono spronato da uomini e donne che reputo degni di stima e di fiducia. Spronare è il verbo più adatto, stimolare a comportarsi in un certo modo. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci indichi il cammino, che ci faccia sbattere la testa contro un muro se necessario, che ci lasci il lusso di sbagliare, stando dinanzi a noi a braccia aperte, pronto a stimolarci nuovamente. Ne abbiamo tanti davanti? Ben pochi, direi. Adulti che non ti salutano se non all'interno delle mura dell'oratorio, come se si vergognassero di esserne parte. Adulti che predicano la bellezza del donare, ma che danno un prezzo ad ogni azione.
uomini che bisticciano per l'interesse dei rispettivi oratori, come se la vittoria fosse fare meglio degli altri. Noi ragazzi ben educati, se posso dire senza peccare presunzione, siamo attenti gli uni agli altri, sappiamo passare un'intera serata parlando, sappiamo trascorrere una settimana col sorriso sulle labbra, pur non avendo un soldo in tasca, in questo caso un paio di calze e una maglietta. L'educazione tra ragazzi c'è, forse a volte silenziosa o non dà nell'occhio, ma c'è. C'è anche la voglia di sperimentare gentilezza, di non essere gli unici a fare le cose per il gusto di farle e senza guadagnarci. Si associa sempre più la parola gioventù a sregolatezza, sfida del limite, ossessione per l'apparenza e morti assurde. E se ci fosse una gioventù pensante che aspetta di essere interpellata in questo rumoroso mondo dove vince chi alza più la voce? Questa non fa parlare di sé, questa è silenziosa, però c'è e noi ne siamo la testimonianza. Se è vero che bisogna concepire la terra non come eredità dei nostri padri, ma come prestito dei nostri figli, cari adulti, che razza di mondo ci state riconsegnando? Com'è stato questo viaggio? Molto bello, risponderei, ma anche molto faticoso, impegnativo. Proprio questo l'ho reso bello. Durante il viaggio mi sono chiesto se ne valesse la pena. E sempre mi sono risposto di sì, che ne valsa la pena, e lo penso ancora. Certo, porto a casa tanti paesaggi meravigliosi, ma le cose più belle sono state due. La prima, la bellezza e l'intensità della preghiera, vera, perché vero ringraziamento per la grazia di vivere un viaggio del genere per la prima volta. E intensa perché l'Eucaristia, centro e tema del nostro pellegrinaggio, ci ricorda che Gesù è vicino a noi, dentro di noi, che ci ama a tal punto di non abbandonarci mai. La seconda è tanti compagni di viaggio, tra preti, seminaristi e giovani. Con i primi ho collaborato per rendere più bella e vera la preghiera e mi ha fatto vivere lo spirito del servizio. Con i secondi perché sono stati i miei compagni di viaggio per eccellenza, perché mi hanno fatto vivere quella fraternità che è l'ordinario della mia vita seminaristica. Con gli ultimi perché mi hanno, ancora una volta, accolto e fatto sentire a casa, a mio agio. Mi hanno ascoltato, hanno condiviso il mio cammino. E come non dimenticare le parole del Papa al Circo Massimo e la nottata successiva passata in preghiera con Maria e con la celebrazione della confessione. Mi hanno ricordato che ho un sogno, che vale la pena, che il Signore è vicino a me per rendere questo sogno realtà, perché questo sogno è prima di tutto qualcosa che viene da Dio e che io ho l'onore di accettare, non il merito. Mi sono sentito fratello, membro di una chiesa che non avevo mai sperimentato in grandezza e giovinezza. Molto di più mi è rimasto nel cuore, ma credo che l'essenziale sia stato detto. Quindi non mi resta da dire altra parola se non grazie. Grazie al Signore, a chi ha organizzato, a chi mi ha accompagnato in questo viaggio. Riscrivendo più volte l'inizio di quello che doveva essere questo racconto della mia esperienza a Roma, mi sono accorto che quello che principalmente ricordavo era un miscuglio di suoni, colori, parole e soprattutto emozioni. Mi era quasi impossibile scrivere qualcosa su quei giorni, perché i ricordi continuavano ad affiorarmi in modo disordinato e sconnesso. Ho deciso così di provare a cercare quali fossero quegli elementi che legavano tutti questi frammenti, e ne ho trovati tre. Il primo è la paura. Paura di dover percorrere una strada che non conoscevo, dover passare momenti significativi con persone che non conoscevo e la paura di ciò che dovevo aspettarmi e che sarebbe potuto succedere in questo cammino. Questa paura, che forse ognuno di noi aveva prima di partire, era la stessa che poi ci ha spinto ad affrontare questo percorso con più grinta. Il secondo elemento che sono riuscito a trovare è la condivisione. Condivisione di fatiche, parole, preoccupazioni, preghiere, luoghi ed emozioni. Una condivisione che ci ha reso tutti uguali, che rendeva possibile l'aiuto reciproco, che semplificava i rapporti e che ti faceva capire che stavi facendo la cosa giusta, nonostante sembrasse così strana e fuori dal comune. Il terzo e ultimo elemento che collegava tutti i miei ricordi era la gioia. Una gioia che ci brillava negli occhi, che testimoniava la nostra voglia di camminare, nonostante la fatica. Una gioia che ci rimaneva nonostante non avessimo tutte le nostre comodità o tutte le nostre cose. Una gioia che ci rendeva belli e interessanti agli occhi degli altri. E questa gioia è straordinaria,
sicuramente fuori dal normale, e sento che viene da Dio. Quando ci siamo trovati a preparare questo incontro, ci siamo detti, vabbè, prepariamo 3-4 racconti, no, poi troppo pesanti, troppe parole. Però poi ci siamo ascoltati e abbiamo detto, cosa dobbiamo tagliare? Cosa dobbiamo accorciare? C'era chi aveva scritto anche una pagina, aveva detto, vabbè, dai, facciamo mezza pagina. E abbiamo detto, no, lasciamoli così, perché non si potevano tagliare, non si potevano accorciare, perché erano parole che si ascoltavano, erano parole belle. Io vi ringrazio perché c'era silenzio e c'era silenzio di ascolto, quindi davvero grazie, facciamo ancora un applauso a tutti gli ascoltatori. Io devo dire grazie. Grazie perché con le vostre parole e le immagini che avete scelto mi avete dato la possibilità di fare memoria di quella settimana lì che è stata proprio bella, nonostante tutto quello che è successo. Però forse è stata bella anche per quello. Ma sì, demoni, dai. Allora, voi dovete sapere, questo devo raccontarlo, che quando sono stato io a ricevere la telefonata di qualcuna di quelle donne lì che piangono adesso, il giorno che hanno rubato, cioè, ci hanno sfondato i pulmini, hanno rubato le valigie, che non è una cosa bellissima. E quando uno risponde, dice, ma va che mi stai prendendo in giro, ma no, dai, pianta lassù che sto camminando, che sono già stracco. Ecco, dopo, quando dopo senti, no, senti un po' di disperazione. Noi siamo arrivati alla parrocchia di Roma con i nostri 4 autisti rischierati che sembravano gli ebrei al muro del pianto. E ho detto, ragazzi, guardatemi, non è colpa vostra, i disgraziati ci sono, e purtroppo questa è la riprova. Però tanto la vita è andata avanti lo stesso, questa è la cosa più bella. La cosa che a me premeva, creava più problemi, che avevamo sugli zaini di tanti altri, cioè di tutto il resto del gruppo. Non ne hanno toccato uno, io ho detto, meno male. A parte questa cosa pratica, però in realtà io sono un po' comodo nella vita, penso che si veda. Cioè l'idea di stare in giro, camminare, dormire sui San Pietrini dalle 2 alle 4 di mattina, grosso modo, se è andata bene, e poi farsi calpestare dalla gente che arriva per mettersi in coda ai cancelli, non è la prima cosa a cui penso. Però devo dire, non ci ho neanche pensato quando ero lì. E questa cosa mi ha fatto proprio piacere. Perché? Perché ho condiviso anch'io con chi è venuto quell'avventura, che è stata un'avventura davvero, dove Gesù ha parlato nel cuore di ciascuno. E ho avuto anche la fortuna di poter confessare in alcuni pomeriggi, di raccogliere i racconti di vita di persone che non conoscevo. E mi ha davvero, come era capitato in altre GMG, edificato. Quello che diceva, che dicevano un po' tutti, che i giovani ci sono, è vero, sono qua. Nel mondo, nella nostra comunità, fanno scelte diverse, hanno cammini diversi, c'è chi dalla porta della chiesa non entra neanche più, non vuole neanche sentirne parlare, e magari è stato qua anche tanti anni, c'è chi invece qua ha già vissuto, ci vuole vivere bene, vuole continuare a fare esperienza di comunità e di Gesù, magari la sta facendo in una maniera diversa. E questa cosa a Roma, al Circo Massimo, è stato evidente. Perché? Perché arrivavano persone le più disparate possibili, c'era di tutto. Ma questo è il bello della Chiesa, perché la Chiesa non è un club con una selezione all'ingresso. La Chiesa siamo davvero tutti noi, con le nostre vite, le nostre vie che ci hanno accompagnato, e quella di quest'estate è stata proprio evidente. Mi ha edificato. E questo, di questo devo dire grazie, come devo dire grazie di quello che ci avete donato e per me avete ridonato questa sera. Grazie a tutti, davvero.